Ben ritrovati, gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto Orientale. In apertura andiamo a Sadona di Piave, c'è una nuova truffa, ancora una volta ai danni di commercianti in questo caso, una tecnica che forse nel territorio non era mai stata usata, la festa del papà, con la richiesta di un vino pregiato, ma tanto pregiato non era, un conto da quasi 500 euro per delle bottiglie che ne valevano appena qualche decina. Sentite che cosa è accaduto in un ristorante di Sandonà nel servizio di apertura del telegiornale. Festa per il papà con Bordeaux da oltre 700 euro, ma alla fine una truffa ai danni del ristorante che si ritrova senza soldi, con casa 6 bottiglie da un vinello che fonte internet lo trovi a 7 euro a bottiglia. A finire nella rete dei malintenzionati sono i gestori di un noto ristorante della città situato nella zona dello stadio, gradito per la qualità del menù e del servizio, ma anche per la disponibilità delle signore che lo guidano da sempre nei confronti dei clienti. Solo che questa volta qualcuno ha approfittato della loro gentilezza per mettere a segno una truffa ben architettata. Un fatto che vogliamo rendere noto, dice una delle donne che richiede l'anonimato per timore di eventuali ritorsioni, perché la stessa cosa non capiti anche ad altri nostri colleghi. Tutto inizia con una telefonata ricevuta in ristorante giovedì scorso. È una signora con accento non dalle nostre parti, si presenta come la figlia di clienti nostri, vuole prenotare per 8 per festeggiare il padre e mi chiede un favore. Al papà vogliono regalare 6 bottiglie di vino, un Bordeaux che però il fornitore non può vendere ad un privato, per cui mi chiede se è possibile che lo contatti io per farmi mandare quanto richiesto, salvo poi saldare subito, anche se un po' perplessa per la richiesta che solitamente viene fatta per cose molto più semplici e poco costose. Come può essere una torta di compleanno, si fa dare il numero del fornitore e lo chiama. Il vino è un Bordeaux Le Cercle des Espirques del 2016. Chiamo questa persona e mi dice che ogni confezione da 3 bottiglie costa 370 euro per il cliente, ma che io per 2 avrei dovuto pagargli solo 480. Il resto era insomma il ricarico commerciale. La donna richiama la potenziale cliente, spiega del prezzo elevato, le risponde di essere a conoscenza del costo e di non preoccuparsi. Viene così confermato l'ordine. Venerdì è il giorno della consegna. Primo indizio della truffa, il fornitore dice che forse non riesce a venire di persona e che probabilmente manderà un suo incaricato. Secondo indizio, la cliente dice di non poter passare prima delle 15 perché è al lavoro, mentre il corriere è già arrivato alle 13. Terzo indizio, il corriere non ha alcun documento che accompagna la merce e il fornitore garantisce che avrebbe mandato una mail che però non è mai arrivata. Intanto la cliente dice che ritarderà ancora perché ha il figlio ammalato. La ristoratrice prova a fidarsi ancora, paga i 480 euro e si tiene le 6 bottiglie. In 2 confezioni non propriamente di pregio. Nel frattempo il fornitore non risponde più al telefono e la cliente, dopo che le è stato fatto capire che sarebbero stati interessati i carabinieri, minaccia di andare al ristorante a fare un 48. Naturalmente non si è più fatta vedere o sentire. Al ristorante rimangono le 6 bottiglie da 7 euro l'una. Questo hanno scoperto che valgono e senza soldi. Ha un nome l'hacker che il 2 agosto scorso aveva attaccato la piattaforma Rousseau del Movimento 5 Stelle. Si tratta di uno studente universitario di 26 anni, fino a oggi incensurato, che secondo quanto spiegato agli agenti della polizia postale che lo hanno raggiunto nella sua abitazione di Porto Gruaro, avrebbe voluto testare le barriere difensive del sistema per violazioni online del movimento pentastellato. Le indagini della Procura di Milano sono riuscite passo passo a dare un volto e un nome all'incursore informatico, grazie anche agli accertamenti che sono stati condotti dal Centro Nazionale contro i Crimini Informatici. Il 26enne è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di accesso abusivo al sistema informatico. Nella mattinata è scattata la perquisizione domiciliare e un'ispezione informatica per raccogliere ulteriori elementi utili all'inchiesta. L'hacker, intervistato a suo tempo anche da alcune testate dopo l'incursione, si firma Évariste Galois, noto matematico francese dell'Ottocento, divenuto prototipo del genio incompreso, e proprio matematica studierebbe all'Università di Padova. In ogni caso, la sua azione non avrebbe avuto l'obiettivo di acquisire o estrapolare dati o informazioni sensibili, bensì di capire l'eventuale livello di vulnerabilità della piattaforma digitale, tanto più che non risulterebbe vicino a formazioni politiche. È probabile che nei prossimi giorni gli investigatori decidano di ascoltare il 26enne per far luce in modo compiuto sulla vicenda. Nell'abitazione, dove figura il suo domicilio, oltre che nella casa dove vivono i genitori, sono stati sequestrati PC, hard disk e altro materiale informatico. La sua incursione era stata resa nota proprio il 2 agosto dallo stesso studente universitario. «Ho avvisato via mail i gestori del sito della vulnerabilità trovata», scriveva, «che mi hanno risposto che stanno lavorando per risolvere il problema. In questo momento la variabile non mi sembra più vulnerabile. Non scriverò qual era la variabile vulnerabile. Non escludo», sottolineava, «possano esserci ulteriori vulnerabilità o errori nel sito».
Io voglio fare i miei complimenti e ringraziare le forze di polizia di questo paese per aver trovato colui che è stato il responsabile dell'attacco hacker alla piattaforma Rousseau questa estate. Però devo anche dire che un attacco hacker di quella portata richiede delle ingenti risorse economiche. E per questa ragione noi vogliamo conoscere i mandanti politici, non ci accontentiamo di questa dichiarazione che abbiamo appena ascoltato in cui si dice volevo testare l'affidabilità della piattaforma, ma chi ci crede? A Oderzo invece le bollette dei rifiuti salate, c'è un ricorso che è stato vinto da alcuni esercenti, sono 12 ricorsi contro le fatture Savno che la Ascom Confcommercio ha vinto nei confronti della società in questione, che si occupa appunto della raccolta dei rifiuti nella sinistra Piave. A renderlo noto è lo stesso direttore Enrico Chiara, che ha posto in evidenza il caso più eclatante, quello di un noto ristorante di Salgareda che si era visto addebitare circa 70.000 euro sommati in 3 anni consecutivi di fatturazione. Avevamo cercato un accordo stragiudiziale, ha spiegato Chiara, non è stato però trovato. Davanti alle evidenti difficoltà dei nostri associati abbiamo ingaggiato un buon avvocato. Così è stata intrapresa la via legale. La tassa veniva applicata sulla base della metratura e non già su quanto i locali producevano effettivamente in termini di rifiuti. Il nostro legale si è richiamato alla direttiva europea sulla base della quale vale il principio che chi inquina paga. La ampiezza della superficie dell'attività non ha nulla a che vedere su quanti rifiuti l'attività produce. Questo criterio di fatturazione è stato dichiarato incostituzionale dal giudice. E poi ancora, ha detto ancora Chiara, le bollette dunque hanno dovuto essere ricalcolate e questo è stato un ottimo risultato, oltre che per le 12 attività che hanno fatto ricorso, anche per tutti gli altri che ne hanno beneficiato di riflesso, perché finalmente la società è arrivata ad avere un piano finanziario unico per tutti i comuni nei quali essa svolge la raccolta. Se si fossero mantenuti i criteri di un tempo, sarebbe accaduto che lo stesso ristorante con la stessa superficie in un altro comune avrebbe pagato molto meno. Andiamo a Cittadella Maggiore invece, c'è una coppia di amici che è finita nei guai, è stata fermata dai carabinieri, durante un controllo sono emersi marijuana da una parte e un coltello dall'altra, per entrambi è arrivata la denuncia, sentite. In auto un coltello e qualche grammo di marijuana, due amici finiscono nei guai. LR, 21 anni, di Pasiano, e SI, 41enne, residente a Pasiano ma domiciliato ad Alzano Decimo, sono stati denunciati dai carabinieri di Porto Gruaro dopo un controllo stradale. La coppia, l'altro giorno, stava infatti passando per Cittadella Maggiore a bordo di una Fiat Panda, quando è incappata all'alta dei militari della radiomobile. Il nervosismo dei due ha subito insospettito gli investigatori dell'arma, che hanno voluto così approfondire. Dal bauletto, dal lato del passeggero dell'utilitaria, è spuntato un astuccio del 41enne che custodiva mezzo grammo di marijuana. Dal baule è invece spuntato un coltello con una lama lunga una decina di centimetri di proprietà del 21enne. A quel punto è scattata la perquisizione domiciliare, che ha permesso di trovare ad Azzano, nella casa del più anziano dei due, tutto il necessario per lo spaccio. Nascosti in una baracca sono infatti spuntati due bilancini di precisione, 66 grammi di marijuana e il materiale per il confezionamento. L'SI è stato quindi denunciato per il possesso di stupefacente ai fini dello spaccio. LR invece dovrà rispondere del possesso ingiustificato dell'arma. C'erano anche il sindaco di Musile di Piave, Silvia Susanna, l'assessore Luciano Carpenedo all'evento Habita, l'iniziativa dedicata al mondo delle costruzioni, è andata in scena sabato a Sarnico, comune bergamasco, sul lago di Iseo. Protagonista dell'appuntamento la Maggio Engineering e Construction, realtà musilense che opera a livello internazionale nel mondo realizzando opere di carpenteria metallica, strutture portanti, facciate strutturali, rivestimenti e coperture. Nell'occasione il sindaco ha potuto assistere assieme al primo cittadino di Sarnico, Giorgio Bertazzoli, al nuovo modulo abitativo intelligente e sostenibile chiamato Genesi House. Il tutto in un pontone situato nella splendida cornice sul lago di Iseo. È stato un piacere essere presente ad un evento che ha visto come protagonista un'azienda del nostro territorio, ha detto il sindaco, dando prova anche ancora una volta della vitalità imprenditoriale del nostro tessuto locale. Il nuovo modulo abitativo Genesi House, concepito a Musile, è un esempio importante, ha detto Susanna, di sostenibilità per il settore dell'architettura, rappresentando un'innovazione importante, pronta per essere esportata anche al di fuori del Nord-Est, ha ribadito ancora il sindaco Silvia Susanna. Un incidente si è verificato ieri pomeriggio sulla statale 14, si era rotta la ralla del tir in qualche modo, il rimorchio si era sganciato e si era schiantato contro un platano.
Lo spettacolare incidente è accaduto poco dopo le 16 sulla statale 16 a Loncon, sulla statale 14, scusate, a Loncon di Anone Veneto. Il conducente del mezzo di una ditta di Ceggia stava percorrendo la statale tra San Stino e Porto Gruaro, giunto in prossimità dell'incrocio che porta verso Annone. Dal camion si è sganciato il rimorchio, fortunatamente non stava transitando nessuno in quel momento, altrimenti le conseguenze potevano essere davvero ben più gravi. Il rimorchio infatti ha proseguito la corsa finendo violentemente contro uno dei tanti platani che costeggiano l'importante arteria nel botto e poi finito parzialmente nel fossato laterale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Porto Gruaro con i carabinieri di Annone Veneto diretti dal maresciallo Gianluca Fasulo. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito, ma il traffico è andato in tilt, la viabilità è stata infatti interdetta per gran parte del pomeriggio fino alla sera. Secondo la ricostruzione, la prima ricostruzione, l'incidente sarebbe accaduto per una rottura della ralla che collega il pesante mezzo al rimorchio, oppure si è sganciato durante l'impatto contro il platano. Ancora cronaca, a Jesolo hanno svuotato gli estintori, poi si sono filmati con il telefonino, hanno poi messo il tutto attraverso i social, hanno fatto girare e da lì sono finiti nei guai. Sono due giovani, sentite. Probabilmente erano convinti di poter rimanere impuniti o più semplicemente hanno agito in maniera sfrontata, quasi a voler lanciare una sfida. In ogni caso hanno filmato con un telefonino la loro impresa per postare successivamente il video nei social. Un filmato della durata di 45 secondi, diffuso tra Facebook e Instagram, diventando letteralmente virale tanto da fare il giro virtuale di tutta la città e inchiodando al tempo stesso le loro responsabilità gli autori del raid, ovvero un paio di ventenni residenti in città, ma non è escluso il coinvolgimento di altri giovani che venerdì scorso, forse perché non sapevano come impiegare in modo migliore il loro tempo, hanno passato la serata svuotando alcuni estintori presenti nella parte esterna del centro commerciale Laguna Shopping. Il raid è scattato attorno alle 22 quando il gruppetto di giovani si è introdotto nella terrazza del centro commerciale, ovviamente chiuso al pubblico vista l'ora. Così il divertimento della serata è stato quello di svuotare alcuni degli estintori custoditi all'esterno del centro commerciale, gettandoli poi nel parcheggio sottostante una volta svuotati. Il tutto ben documentato, attraverso un telefonino con tanto di invito tra compagni a registrare la bravata e la successiva raccomandazione: ragazzi, a casa non fate lo stesso. Quindi condividendo quasi in tempo reale l'azione nei social. La scena però non è sfuggita agli automobilisti che in quel momento percorrevano la vicina rotonda Picchi, gli stessi che hanno notato l'insolita nuvola bianca provocata dal contenuto degli estintori e per questo hanno dato l'allarme. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della locale stazione che sono riusciti a bloccare i due autori della bravata, anche se non è escluso il coinvolgimento di altri giovani che sarebbero però riusciti a scappare. Fermati e identificati dagli uomini dell'arma, i due nelle ore successive sono stati riconosciuti dai militari anche nello stesso video che avevano postato nei social quasi in diretta e che domenica sera era stato condiviso da diversi internauti. La loro posizione al momento è al vaglio delle forze dell'ordine. Per lo stesso motivo i due avrebbero manifestato l'intenzione di risarcire il centro commerciale dei danni provocati, una punizione che in molti nei social, una volta visto il video, hanno sollecitato condannando fermamente il gesto. Non è nemmeno la prima volta che dei vandali prendono di mira gli estintori di qualche centro commerciale o centro residenziale del Lido. Si tratta di danni particolarmente ingenti, nell'ordine di alcune migliaia di euro. A Oderzo, affitti a canone concordato, è stata approvata con le associazioni dei proprietari e degli inquilini la nuova zonizzazione del territorio pitergino, questo ai fini dell'applicazione dei contratti a locazione a canoni agevolati. In merito l'Ascom Commercio ha sollevato però delle perplessità. È curioso, hanno detto il presidente Rino Rinaldin e il direttore Enrico Chiara, osservare come la zona A del centro storico sia stata estesa fino al Parco Stella. Non è chiaro il motivo, considerato che al Parco Stella non vi sono immobili residenziali. Pronta la replica della sindaca Maria Scardellato, il centro storico ha detto non c'entra assolutamente nulla con la piantina che è pubblicata nel sito web del comune e che suddivide la città in due zone riguardo agli affitti e canoni agevolati, sottolinea la prima cittadina. Se si osserva bene la piantina, ha detto, si nota come ci sia un'area intorno al Parco Stella, non soltanto la zona commerciale, perché in quella parte della città vi sono delle abitazioni ed è dunque corretto che se si vuole applicare quanto previsto dalla legge lo possano fare anche gli inquilini e proprietari con immobili che ricadono in quella zona, ha concluso la sindaca. Rimaniamo nella zona, andiamo a Meduna di Rivenza. Arnaldo Pitton parla della politica, della disaffezione che c'è sia tra i grandi che tra i più giovani nei confronti della politica. Sentiamolo in questa intervista. Siamo con Arnaldo Pitton, presidente della Proloco di Meduna di Livenza.
Pitton, le elezioni politiche si avvicinano, manca poco più di un mese e due giorni. Che prospettiva vede lei per questo mese e per questa politica che avanza e che divide soprattutto tantissimi giovani ormai? Anzi, i giovani si stanno allontanando sempre più dal voto, anche questo è un problema grave del paese attuale. Che prospettiva vede? Beh, guardi, intanto un saluto ai telespettatori. Beh, c'è, in realtà ha ragione lei, c'è veramente una disaffezione alla politica e al mondo della politica, soprattutto da parte dei giovani, ma guardi, sento anche molti anziani, la volontà quasi di non andare a votare, purtroppo, un po' per la disoccupazione, un po' per i problemi sociali, ma anche la politica ci mette del suo. Pensiamo a questa legge elettorale che è un obbrobio dell'obbrobio, quindi uno non sa neanche, non ha la possibilità di avere un proprio referente, sono i partiti che decidono, mettono il suo e poi, insomma, mi pare adesso il paese, il Bongodi o come dire, il supermercato dove uno ordina di più, ognuno promette a volte anche cose improponibili, credo. E a proposito di quello che sarà dopo il 4 marzo, secondo lei ci sarà una prospettiva di buon governo o si va verso di nuovo forse una prospettiva di governo tecnico? C'è questa possibilità di una coalizione forte che riesca per 5 anni a governare saldamente l'Italia? Guardi, non credo, perché dopo molti anni di governi tecnici di sinistra, è fisiologico che la gente ha voglia di cambiare per ovvi motivi. Non vedo neanche un centrodestra proprio compatto perché lo vediamo sotto gli occhi, poi ci sono i 5 Stelle che così è un voto quasi di protesta, mando a casa tutti, voto quelli perché cambio faccia, quindi ci sarà veramente rischio di non avere una maggioranza da una parte all'altra, o si farà un nuovo patto lazzareno o si faranno gli accordi 5 Stelle o qualcun altro, e la parola poi andrà al Presidente della Repubblica chiaramente. Dal territorio nazionale passiamo a quello cittadino, una tematica che da sempre colpisce i cittadini di tutta Italia, la questione migranti. Anche a Meduna di Livenza ci sono, com'è la situazione? Sì, guardi, io ho imparato dopo molti anni, inutile fare le propagande da bar, tutti a casa, eccetera. Le regole ci vogliono, infatti io metto nello stesso livello chi vuole farli venire tutti e chi non ne vuole neanche uno. Bisogna avere le idee chiare e cercare di gestire il gestibile in maniera giusta. Noi a Meduna ne abbiamo, sono delle profughe, donne, a parte una famiglia che ha il marito, sono certificate profughe, quindi ci vorrà 2 anni per avere la richiesta di asilo. E noi cosa diciamo? Anche come Proloco, ci sono, prendiamo atto di questo, inutile far finta di nulla, inutile dire che sono tutte prostitute, tutte qua, tutte là, cerchiamo di renderle partecipi alla comunità, magari fargli fare qualcosa, qualche lavoretto, in maniera di integrale e renderle appunto utili al paese, perché far finta di nulla, girare la testa dall'altra parte, credo che non sia la soluzione, insomma, ecco. Torniamo a Jesolo, fino a quando le forze glielo hanno consentito, era spesso tra i malati dell'ospedale a portare loro conforto con quel suo sorriso contagioso e quella sua innata forza. Ora tutti i volontari ospedalieri piangono per la morte di Nellida. E Andretta da molti anni all'interno della AVO di Jesolo e di San Donà, l'associazione che raggruppa proprio le persone che dedicano il loro tempo agli ammalati dell'ospedale, per la quale era consigliere. Una morte causata dalla malattia che ha lasciato nello sconforto la mamma, Lucia, i fratelli Alessio e Ada, e che neppure 2 anni fa era già stata, aveva già toccato appunto la famiglia duramente da questo grande dolore per la perdita di un'altra sorella. Nellida era una persona favolosa, ricorda ancora la presidente AVO Franca Santin, che ha continuato a portare il suo sorriso e il suo conforto agli ammalati nonostante la malattia. Praticamente fino a pochi mesi fa su Facebook è stato pubblicato un lungo e toccante poi ricordo della sorella Ada. Lei per me è stata una sorella maggiore che mi ha fatto in molti momenti, anche da madre, ha ribadito. Brutte notizie per 70 giovani che avevano partecipato a un rave party ad Una Verde 4 anni fa, sono tutti stati rinviati a processo, c'è stata già la prima udienza, ma tutto è stato rinviato a giugno, arrivano da Veneto e da Friuli Venezia Giulia, sentiamo.
70 giovani sotto processo per il rave party che si svolse nella notte tra l'11 e il 12 maggio del 2013 a Duna Verde di Caorle. Tutti sono stati citati a giudizio di fronte al Tribunale di Venezia con l'accusa di invasione arbitraria di edificio per essere entrati senza autorizzazione nella colonia dismessa di Santa Maria del Mare, di proprietà della società Duna 4, per partecipare alla festa, danneggiandola in quanto abbandonarono all'interno un ingente quantitativo di rifiuti. La prima udienza è stata però rinviata all'11 giugno per alcune notifiche non andate a buon fine. Quattro anni fa Duna Verde era diventato punto di ritrovo di centinaia di ragazzi provenienti da tutto il nord-est che si diedero appuntamento nell'ex colonia abbandonata da qualche tempo per organizzare un rave party, una festa a base di musica e divertimento. Per tutta la notte i ragazzi se la spassarono ballando e bevendo birre e altri alcolici fino a quando verso le 11 ci fu un blitz dei carabinieri che, avvisati della festa non autorizzata che proseguiva da ore, si recarono alla colonia di Santa Maria del Mare e iniziarono a identificare tutti i presenti, scatenando un fuggi-fuggi generale. A segnalare la festa furono alcuni residenti della zona, infastiditi dalla musica ad alto volume. I carabinieri misero sotto sequestro l'attrezzatura utilizzata per i rave party, che era stata noleggiata appositamente. Successivamente la società Duna 4 ha formalizzato una querela per invasione arbitraria di edificio e la Procura della Repubblica di Venezia ha aperto un fascicolo d'inchiesta nei confronti di tutte le persone identificate dai militari dell'arma, conclusasi con una citazione a giudizio di fronte al giudice democratico, il quale in quel periodo i rave party erano un appuntamento piuttosto consueto, con centinaia di giovani provenienti da tutto il Veneto e il Friuli Venezia Giulia per trascorrere qualche ora di sballo in riva al mare in compagnia degli amici, di un bicchiere e soprattutto di techno music. Congratulazioni Lollo, te la sei meritata, però ricordati che la prima stella te l'abbiamo data noi con il lungomare delle stelle, ti aspettiamo a Jesolo. Lo ha ribadito il vicepresidente della Federconsorzi, nonché inventore della manifestazione che dal 2001 accompagna le estati di Jesolo a Morino De Zotti, che ha commentato così il riconoscimento che Hollywood ha concesso a Gina Lollobrigida, l'attrice italiana conosciuta al grande pubblico con il personaggio della bersagliera con Pane, Amore e Fantasia di Luigi Comencini. È stata concessa infatti la stella sulla Walk of Fame, come solo i più grandi possono vantare. A Gina Lollobrigida Jesolo dedicò un tratto lungomare nel 2002, subito dopo Alberto Sordi. Dopo un grande attore volevano una grande attrice italiana e così la scelta ricadde sulla Lollo, ricorda ancora De Zotti, che ha inviato un messaggio di congratulazioni l'attrice invitandola a venire a Jesolo. Lei dimostrò più volte di amare la nostra città, che allora le dedicò quella grande festa. Anche per questo, assieme ai complimenti, l'ho invitata a tornare per passeggiare sul suo tratto di passeggiata, ha ribadito appunto De Zotti. Nuovo scatto dal territorio con Vinicio Scortegagna, arriva Fotoreporter. Ci fermiamo qui con l'edizione del Veneto Orientale, grazie a voi tutti per averci scelti, continuate a seguirci anche attraverso Facebook e YouTube. Ci ritroveremo con le altre news. Alla prossima!